per la partita di campionato tra i padroni di casa della Rugby Viadana 1970 e Lazio Rugby 1927. Riaprono quindi i cancelli di questo impianto sportivo al campionato, partita che torna, rugby che torna su questo campo dopo oltre due mesi di assenza, un po' dovuti alla Coppa Italia, un po' dovuti al Covid, e quindi c'è grande voglia di rugby, grande fama di rugby in questo stadio. Lazio e Viadana arrivano entrambe con problemi di classifica e soprattutto con la voglia e la fame di trovare punti importanti per risollevare le sorti e soprattutto di dimostrare il proprio valore proprio sul campo, visto che c'è questa grande voglia di rugby. Andiamo con la lettura delle formazioni, con la Lazio che si presenta in campo con Francesco Cozzi e Donato Daniel, questi fanno quindi l'estremo e l'ala. L'altra ala che completa il triangolo è Vittorio Santarelli. I due centri, Tommaso Cruciani e Andrea Pacini, mentre all'apertura Giovanni Montemauri, il capitano mediano di Mischia, il Riccardo Loro. E poi andiamo con gli avanti, terza centro Alessandro Asoli, il flanker Marucchini Giulio e James Donato. In seconda linea c'è Ruben Riccioli e Margin Hugh. In prima linea il pilone destro Enzo Gentile, il tallonatore Rosario Thomas e il pilone sinistro Leiger Miguel. A disposizione il coach Alfredo De Angelis, Ghisoni, Uriac, Ulisse, Parlatore, Cristofaro, Gianni e Herrera. Herrera è ultimo giocatore aggregato alla compagine biancoceleste. Il rugby Viadana si presenta in campo con Sebastian Zarizze, Leonardo Massari, Francesco Modena, Tommaso Iannelli e poi la novità Bautista Stabile, di solito gioca come terza linea, oggi è all'ala, schierato all'ala con la maglia numero 11. In cabina di regia Alberto Ferrarini e al numero 9, quindi mediano di Mischia, Pietro Gregorio. In terza linea Samuele Locatelli, poi Boschetti Fabrizio, capitano Juan Wagenfield con il numero 6. In seconda linea Adolfo Kail, Riccardo Schincrimini. In prima linea Antonio Denti, Gian Pietro Ribaldi tallonaggio e poi Thomas Grassi numero 1. A disposizione Juan Pablo Gamboa, Jacopo Schiavon, Mignucci, Zottola, Alessandro Rossi, Ratko Jelic, Nasio Sebajos e Keanu Aperli. Allenatore coach Herman Fernandez. Come numero 8 abbiamo detto che si schiera Samuele Locatelli, solitamente il titolare di questa maglia è Lautaro Casado Sandri, che per oggi non è in campo per turnazione che è stabilita dallo staff tecnico anche per numerosi incontri. Lautaro Casado Sandri, che è qua al mio fianco per il commento tecnico. Allora, grazie per la presentazione. Sì, oggi mi tocca guardare la partita di qua e vediamo cosa viene fuori. Abbiamo visto già dalla formazione della Rugby Viadana che ci sono giocatori di esperienza che lasciano spazio ai più giovani. Giovani che comunque anche nella partita con il Petrarca hanno dimostrato di essere a fuoco. Sì, allora in pratica abbiamo una panchina di esperienza, diciamolo così. I giocatori più giovani vengono dimostrando tante cose, soprattutto contro le squadre più forti del campionato, quindi meritavano anche la sua chance di questa partita. Sicuramente sarà una partita molto dura, molto tosta, perché anche la Lazio viene di fare una bella figura contro le grandi squadre, quindi aspettiamo una bella partita per oggi. Sì, assolutamente, anche perché l'ex di turno, ovvero il Cino Sebajos, aveva avvisato una settimana che comunque la Lazio è una squadra che gioca tutto il possibile e quindi ha un atteggiamento, un'attitudine volta a giocare a viso aperto contro chiunque.
sicuramente è una squadra molto equilibrata, con un pacchetto di mischia molto fisico, ma anche una linea arretrata che sa giocare, che sa coprire bene gli spazi. Sì, è vero, è vero. Abbiamo guardato, abbiamo visto della Lazio che è una squadra che gioca molto bene il turnover, gioca molto bene il contrattacco, quindi sicuramente Viadana deve fare un focus importante lì oggi. Poi la Lazio un po' una classifica bugiarda, perché sempre, come ti dico, ti dicevo prima, fa una bella figura contro tutte le squadre, quindi sicuramente sarà una partita molto intensa, molto complicata per tutti e due, visto il numero della classifica di tutti e due. La Lazio che viene da una partita, una sconfitta con Rovigo, però è una sconfitta che è maturata soprattutto nell'ampiezza del risultato nell'ultimo quarto di gara. Aveva tenuto testa anche in termini di risultato, tenendo una sostanziale pareggio, poi dopo nell'ultima parte di gara il Rovigo ha, non dico dilagato, però comunque ha trovato un solco vincente e consolidato appunto il risultato. Sarà sicuramente una partita che sarà dura nei primi 8 uomini, quindi ci sarà una fase di conquista assolutamente interessante, ma poi entrambe le formazioni cercheranno di coprire l'ampiezza aprendo il gioco con un rugby ad ampio respiro. Sì, sì, lo hai detto te, contro Rovigo loro hanno fatto una bellissima partita, una partita molto impegnata per in teoria il campione, no, in teoria no, il campione in carico, quindi come ti dicevo prima, fanno belle partite contro tutte le squadre, non importa la maglia che hanno davanti, quindi sicuramente al Viadana le farà molta fatica sbloccare la partita, se è che la sblocca, se no sarà una partita molto lunga per Viadana, che sulla carta in teoria deve essere il vincitore, però il rugby e lo sport non si sa mai, quindi vediamo, io spero che sia una bellissima partita oggi. Questo è un po' l'auspicio di tutti quelli che sono qui allo stadio e di chi ci segue dai canali della Federazione Italiana Rugby, quindi il canale YouTube e dalla pagina di Facebook. Sicuramente una cosa che leggendo la formazione balza agli occhi e che chiedo a te, visto che è un tuo compagno di squadra, vedere Bautista stabile, solitamente in terza linea, schierato all'ala, fa un po' effetto, anche se il suo dinamismo è risaputo, quindi all'ala potrebbe essere effettivamente una soluzione interessante. Sì, è una scelta un po' rischiosa se si vuole, sono quelli rischio che si prende alla ora di fare una squadra, hanno fatto questa scelta perché far passare un giocatore in avanti alla linea dei tre quarti è un po' strano, perché ovviamente non è abituato a giocare lì, è molto diverso il suo lavoro che fa di solito, quindi è interessante vederlo, le caratteristiche fisiche ce l'ha, sicuramente quello ce l'ha, quindi dobbiamo vedere però se riesce a fare un gioco strategico, tattico buono dentro il campo in un posto così importante come l'Alla. Come ti dicevo, lui sicuramente è uno dei più giocatori veloci qua nella squadra, all'Alla la caratteristica ce l'ha, come ti dico, vediamo poi dopo la tattica strategica. Anche perché si deve inserire nelle strutture d'attacco, ma poi soprattutto la parte più delicata, che è quella difensiva. Sì, sì, certo, come ti dicevo, la caratteristica dell'ala oggi come oggi al rugby moderno è uno dei ruoli più importanti dentro il campo, quindi non è solo prendere la palla e correre, ha tutto un lavoro specifico che fa di comunicazione, di spostamento, di strategia. Per la gente che non capisce un po' di rugby, l'ala è uno dei ruoli più importanti dentro il campo, quindi sicuramente sarà un lavoro molto bello e molto importante per lui. Dando un'occhiata anche a quello che potrà essere il kicking game in questa gara, da una parte nel frattempo entrano i giocatori sulle note solite di Painted Black dei Rolling Stones. Ecco, ascoltiamo. Ecco, guardiamo la Lazio come già da prima di fare l'eschieramento già iniziano a affogarsi tra di loro, a sentirsi tra di loro, quindi spero che sarà una bella battaglia tra gli avanti.
È un segnale più per se stessi o anche per gli avversari? È anche per gli avversari, sempre quando ti guardano un po' unito così è sempre le metti un po' di paura. Dicevamo del kicking game, la Lazio presumibilmente avrà l'estremo Francesco Cozzi e l'apertura, quindi Giovanni Montemauri, che giocheranno al piede sia alla ricerca di punti che poi nel calcio tattico. Zarize potrebbe essere la soluzione per Viadana, vista la contemporanea assenza di Sebastios e di Kian Wapperley. Sì, sì, Zarize è un Oltre ovviamente a Alberto Ferrarini, schierato all'apertura. Certo, Zarize è un giocatore molto completo, quindi lo vediamo oggi in azione. Intanto guardavo passare al nuovo acquisto della Lazio, Herrera Leopoldo, lo conosco perché viene dalla mia provincia nell'Argentina, quindi lo conosco bene, è un giocatore molto importante e molto interessante. Dicevano un giocatore molto rapido, tra l'altro ha vestito la maglia dei Pumas, quindi sicuramente ha una parte del suo curriculum molto importante. Intanto è partita la partita e c'è già un punto di incontro, c'è l'arbitro che ha già ravvisato un placcaggio. Buona presa da parte di Kocic. C'era un vantaggio perché è stato ravvisato appunto un placcaggio alto e quindi ho passato il vantaggio. Sempre importante partire bene per qualsiasi squadra. Il Viadana è riuscito a farlo, ha fatto due punti di incontro con una sfida importante del Volcarri e del loro, quindi è riuscito a calciare questa pala prendendo già il calcio punizione per il calcio alto. Esattamente. Adesso vediamo già come si organizzano le due squadre. Ancora l'arbitro che con la sua gestualità comunica il tipo di fallo che ha ravvisato, e quindi Ferrarini che va a cercare una touche. Siamo nella metà campo capitolina con Gian Pietro Ribaldi che andrà al lancio in touche. Vedremo subito chi sono i leader touche. Anche questo è molto importante, vedere come parte ogni squadra un schieramento così importante come la touche. Andiamo sul terzo blocco. Ovale che è mantenuto bene dalla reguilianana Iannelli che cerca di andare oltre la linea. Altro punto di incontro, è buona la pulizia e Viadana gioca sul fronte sinistro, prova anche quella linea d'attacco. Mantenuto il possesso dai gialloneri. Nuovo punto di incontro. Sempre Gregorio che cerca di dare ritmo ai gialloneri. Ancora Gregorio, si va ora con i tre quarti. Bravo Locatelli. E questa volta Locatelli, esatto, che sì, come ball carrier è una delle sue caratteristiche, oltre che nelle pulizie del gioco d'incontro, è anche uno che fa molto lavoro sporco. Sì, sì, molto completo. In terza linea che a me particolarmente mi piace molto. Arriva quest'anno la prima esperienza sua in top 10, veramente sta facendo delle belle prestazioni. Ed ecco il fallo ravvisato dall'arbitro, che non abbiamo detto, l'arbitro Boaraso di Rovigo. I giudici di linea sono Matteo Franco e Lorenzo Bruno, e invece c'è come TMO il signor Stefano Roscini di Milano. Vediamo che il Viadana parte subito con la sua caratteristica di sempre, provare a giocare la larghezza, provare a andare a fare andate e ritorno al campo con belle sfide nel mezzo sempre più facili, quindi per quello dicevo bravo Locatelli che riesce a fare queste metri in più così importante per poi fare una bella larghezza del gioco. Abbiamo rivisto anche il replay dell'azione con il fuorigioco ravvisato dall'arbitro Boaraso, ed ora c'è questa opportunità al piede per andare a smuovere lo zero dal tabellone segnapunti. C'è una breve rincorsa, solito silenzio, Zaffanelli, rispettoso. La rincorsa, il calcio e si alzano le bandierine dei giudici di linea per i primi tre punti del rugby Viadana con questo calcio piazzato al quarto minuto di questo primo tempo tra rugby Viadana e Lazio. Abbiamo visto che la Lazio anche era un po' stretta sulla difesa, quindi
questo ha saputo vederlo bene la Viadana, l'attacco del Viadana. Ed è proprio Sebastian Zarize, come conferma lo speaker Monica, a centrare i pali alla prima opportunità. Partita che sembra già spigolosa dalle prime battute. Calcio a liberare un po' la pressione. Eh sì, peccato con questa uscita per il Viadana. Sì, esatto. Esce direttamente e torna dove ha calciato il giocatore. E quindi si torna sul punto in cui è stato effettuato il calcio, quindi una touche in una piattaforma favorevole assolutamente per la formazione capitolina. In questo è giusto caso chiarire che quando la palla sta fuori dell'area dei 22 metri devono restare in campo. Se esce fuori direttamente come ha fatto questo calcio, se torna per la squadra avversaria e dove ha calciato il giocatore dovrebbe rimbalzare in campo. Infatti. E poi uscire fuori. Esattamente. Vediamo che il Viadana la recupera. Recuperata la palla e si prova ancora con Locatelli. No, lascio adesso, siamo ancora dentro i 22, un nuovo punto d'incontro. Gregorio fa viaggiare gli avanti. Bianco. Ancora giallo-neri mantengono il possesso e Ribaldi che fa valere la sua fisicità e va a rompere la linea di placcaggio. Si gioca ancora sulla linea dei 22, probabilmente si andrà a trovare un calcio oppure un break. Presumibilmente Viadana spera in un break e fare strada sulla verticale. Invece si torna indietro, siamo ancora a 22, il pallone passa invece in mano laziale, però è buona la salita difensiva. Ecco, però con un fuorigioco. Era stato molto reattivo, però era partito anche da posizione irregolare. Ok, non c'è vantaggio. Il flanker. Sì, vediamo che il Viadana prova ancora a fare questa logica di giocare, magari un po' rischioso nella sua 22 area dei 22 metri, quindi se prende questo rischio ci sono queste conseguenze poi dopo se non riesci a fare quello che vuoi fare. Però l'identità che esattamente un po' coach Fernandez vuole dare alla squadra è di giocare al largo, vuole giocare poco al piede e fare andare le gambe, questa è un po' l'identità che vuole dare e che ha dato negli ultimi due anni. Sì, magari i giocatori poi dopo la strategia è una, poi dopo i giocatori guardano qualcosa dentro il campo da esplorare, un buco, alle volte riesci, alle volte no, in questo caso caduta la palla per un errore di Handley, però non credo che sia un punto di debolezza. No, assolutamente una situazione di gioco particolare che si è verificata e a questo punto c'è l'opportunità per la Lazio di pareggiare i conti. Si alzano le bandierine, 3-3 sul tabellone segna punti quando scocca il settimo minuto di gioco. Saranno i due estremi, a meno da quello che si evince da questi primi minuti di gioco, a cercare i pali per le rispettive formazioni. Nel frattempo è proprio l'apertura giallonera, l'apertura di casa. Ferrarini che va al drop, siamo all'interno dei 22, ben recuperata, subito ricalciata, rispedito l'ovale nella metà campo viadanese e si rifugia in touche la formazione capitolina. Andremo a vedere il lancio, proprio all'altezza quasi della linea mediana del campo. È una bella situazione per il Viadana questa, perché di solito con questo settore del campo si riesce a iniziare il gioco, quindi vediamo cosa combina il Viadana adesso. Gian Pietro Ribaldi, che quest'anno ha avuto anche l'onore di vestire la maglia azzurra degli emergenti con la partita contro la Romania. Mischia. Sì, un giocatore molto interessante fisicamente. Lo vediamo. Sì, è un giocatore molto forte fisicamente che si è impegnato tanto per fare questo e allora sta riuscendo a fare quello che cercava.
giocatore che è passato per la formazione cadetta dei Caimani, infatti partendo dal settore giovanile si è voluto, perché era un terza linea cui è diventato tallonatore, adesso è sicuramente un profilo di interesse a livello nazionale. Certo, prima mischia, no? Se non prima sbaglio, prima mischia. Vediamo, molto importante pure. Prima, anche a livello psicologico. Facciamo un reset. Fanno la prima mischia sempre del studio. Sì, voglio più vicini. Anche l'arbitro distanti, cerca di dare equilibrio. Vieni sul segno. A una delle fasi fondamentali del rugby. Vediamo adesso che fa, che combina la Lazio con un lancio qua al metà campo, che sempre, come te dicevo di solito, in questo settore si prova molto a giocare con la palla. Introduzione laziale quindi del capitano della formazione biancoceleste. Lazio che ora cerca al piede una soluzione al largo. Un po' di confusione, un po' di una fase di gioco rotto. C'è il vantaggio e quindi si torna sulla mischia precedente, sul punto della mischia. Ex de turno Enzo Gentili, che ha fatto una bella mischia con i suoi compagni, sono riusciti a prendere il calcio punizione a favore loro. L'altro ex è il Cino. Esatto. Penal touche. Penal touche è altra piattaforma interessante d'attacco per la Lazio. Sì, soprattutto 22 metri, sempre cercheranno sicuramente o di fare una drive o una struttura allenata, quindi sempre bello di vedere in queste prime situazioni di gioco. Viadana contesta o Viadana spinge? Sicuramente contesterà qua, perché siamo in una zona che non ci sono rischi di contestare. Ecco, dicevamo, palla recuperata per Viadana, Spaga infine. È uno specialista nel leggere le touche avversarie. È anche lì la touche del Viadana, quindi si vede che studia tanto la touche, quindi si è visto. Capitano giovanissimo del rugby Viadana, subentrato Andrea Denti, nella copertura del ruolo, oltre che del ruolo ovviamente dei gradi di capitano. Sì, è un giocatore molto interessante, arriva del SIC, del San Isidro Club del Buenos Aires, un club con molta tradizione in Argentina, e sicuramente è una buona scuola di base, però lo hanno fatto qua in Viadana, esatto. Quindi si può dire che è un figlio del Viadana. È arrivato qua poco più che bambino. Non esatto. Chiudere. Altra touche. Buona touche. Vediamo gestito. Esatto. Cosa combina il Viadana. Si allarga ma con poca precisione. Stabile che cerca di eludere un sidestep Cozzi, ma l'arbitro ha fermato il gioco. Sì, per un in avanti. Peccato per il Viadana, perché di queste situazioni di solito, se pensi di dove viene, di una palla recuperata a 22 metri, poi perderla con una touche tua è un po' che ti rompe un po' le schema. Però vabbè, vediamo come prosegue il gioco. Seconda mischia di questa partita. Massi. Ma forse terza addirittura. Sì, forse. Introduzione. Mi sono perso un po'. Introduzione del capitano. Spingi prima. Calcio libero per la Lazio, che prova a giocare subito. Va bene, gioca. Buon placaggio. Adesso il Viadana deve avere pazienza, deve stare tranquillo, difendere in una zona che sicuramente la Lazio o calcerà, ecco, come dicevo. Ecco, palla recuperata, perché USA 5 secondi. Sono 236 le persone collegate per vedere questa partita, che comunque ha sicuramente dei contenuti di interesse. Per spiegare un po', adesso è come una regola un po' nuova, diciamo, non nuova, però le stanno facendo molto focus gli arbitri, è che il calciatore, il mediano di mischia, quando c'è una formazione, ecco la vediamo, e ha solo 5 secondi per calciare la palla. Se non calcia in questi 5 secondi ti ferma il gioco e ti dà una mischia all'avversario, quindi perdi possesso. È tutta una
una serie di soluzioni che sono date per aumentare il gioco effettivo, gioco, anche quando c'è il lancio in touche, il conciliabili che ci sono per capire chi lancia, su quale chi lancia lo si sa, ma su quale torre va a cercare. Un altro calcio di punizione per la Lazio, molto bravo la Lazio a fare questa cosa. Peccato per il Viadana che non riesce a fare piede con la mischia. Campo che è in ottime condizioni e quindi garantisce il grip. Sì, 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 si vede che la Lazio ha allenato molto bene questa settimana la mischia. Sicuramente sta soffrendo un po' Antonio Denti, il numero 3 del Antonio Denti, ecco, che è un po' un jolly della prima linea. Sì, se ascoltiamo a Rivaldi parlare con l'arbitro, sta dicendo giustamente quello, che il sinistro le sta complicando molto la situazione al numero 3 del Viadana, quindi vediamo come se trova una soluzione. Intanto continua il conciliabolo tra arbitro e i giocatori per sistemare al meglio le dinamiche. La Lazio che però riesce, con una difesa molto tranquilla, molto paziente, riesce a fare punti per problemi del Viadana, che non riesce ancora a fare piedi nella partita. Sicuramente con il tempo della partita vedremo anche una bella partita. Sì, perché la Lazio è arrivata, come dicevamo, senza timori reverenziali. Non ha centrato fermi i pali. Qua Neri, fermi. Siamo al 14° minuto e il risultato rimane di parità con i due estremi andati ai pali. Questo è il tuo marca. Però ancora il possesso per la Lazio, vediamo se riesce adesso a fare un bel possesso con la palla in mano, che come dicevo sempre in questa zona, se prova di giocare un po' di più. Sei in pleno avanzamento, quindi è infatti l'abbrivio è giusto per, okay, fuori dai 15. Per provare a giocare. Ecco, la Lazio prova a imbastire una struttura d'attacco, il focus del gioco si sposta sul fronte sinistro ed è stabile qui. Che prova a calciare, prova la palla. Anche a calciare, sì. Aveva coperto bene, coperto bene, quindi letto bene. Siamo qua, posizionato nel luogo giusto per mettere fine all'azione laziale. Forse lì Bauti con la sua potenza di gambe poteva anche avere un po' più il possesso per ripartire e fare una bella uscita, però vabbè, ha preso confidenza su se stesso, che anche va bene quello lì. Serviva anche provare a dietro. Ok, usa! Giannelli che va dietro. Ok, siamo fuori. Usa portata dentro. Gregorio che si affida al calcio di Ferrarini. Ferrarini Montemauri che raccoglie bene, prova a ripartire con Cozzi. Placcaggio, placcaggio basso. Ok, ancora questi errori del Viadana che non stanno facendo piede in queste cose, piccoli dettagli che ti fanno avere il possesso della palla o no. Abbiamo visto un bel placcaggio dei Boschetti al centro del campo, sempre positivo fare questo tipo di placcaggio, sempre sia regolare. Boschetti e Schinchi Rimini sono quelli che placcano basso, poi in attesa che arrivi l'assistente, no? Per il secondo, per il placcaggio dopo. Forse è mancato un po' di comunicazione tra quello che veniva di fronte e quello che veniva indietro, che era Sarizzi. Si è caduta la palla. Via! La mischia. Spinta. È sempre uguale. Ok, andiamo giù di qua. Noi non stiamo spingendo l'arbitro. Ok, passati un passo in qua. Arbitro Boaraso di Rovigo che cerca di sistemare la questione mischia, fare trovare una stabilità. È sempre bello ascoltare il momento dei giocatori quando parlano con gli arbitri, perché si sente un po' di più quello che si sta vivendo sul momento. Si colgono le sfumature di quello che è. Infatti San Pietro Rivaldi le stava dicendo giusto quello che non faceva la Lazio, invece Lega sta facendo il suo lavoro bene. Via! Testi chiamati dall'arbitro per l'ingaggio e la spinta.
la Lazio sembra trovare Cena anche per la Lazio. Molto, esatto, molto bravi loro a fare di questa piattaforma un punto di forza, che così sappiamo che nel rugby la mischia è il punto di forza, il cuore del nostro sport, quindi la Lazio sta facendo il bravo lì. Okay. La Lazio ha trovato un buon equilibrio, palli, spinge bene. Sì, guardiamo come lo trova l'abbrivio. Ovviamente che la parte regolare, non regolare, ci pensa l'arbitro, ci fidiamo lui. Però stiamo guardando un bel lavoro della squadra. La Lazio ha preparato molto bene la gara in questo senso, ma già aveva dato segnali importanti con Rovigo. È il quarto fallo in seguito che prende grazie alla mischia. È Viadana che deve attimo capire come gestire questo momento di gioco. Vediamo la prima linea parlando tra di loro, Gian Pietro, Rivaldi, Sassi, Antonio Denti, che stanno sotto pressione in questo momento. Vediamo che Antonio Denti nasce come tallonatore, poi va a pilone sinistro. In questo caso invece poi gioca a destra, quindi è veramente duttile per quel che riguarda la linea avanzata, la prima linea. Vediamo nuovo tentativo esatto dalla Piazzola. Finora uno è andato a fine, l'altro invece è uscito. Il mancino questa volta è preciso. Capitano, qua. Organizzami la mischia, ok? E infatti l'arbitro che chiede di organizzare bene la mischia. Aspetta un attimo. Sicuramente se il Viadana non riesce a risolvere questo problema sulla mischia, sarà un pomeriggio lungo per loro. Sì. Anche perché Viadana poi sa giocare bene al largo, ma deve avere possesso di qualità. Esattamente. Sappiamo che in panchina c'è il giovane Mignucci, Marlon, del pilone destro. Che è esordito. Ha esordito molto, molto, con una prestazione molto buona. È in Padova, che infatti è prima in classifica, quindi ha provato in questo senso. Poi Schiavone. Schiavone, Juan Pablo Gamboa, non tanta esperienza, però un giovane che ce la può fare. D'altronde di fronte si vede che c'è un pacchetto agguerrito, un pacchetto solido. Infatti, sì. Fermo lì, sei! Vediamo come si svolge tutta i cambiamenti della squadra, sia per la Lazio sia per la Viadana. Per quanto è importante per un pilone avere una seconda linea dietro come Kaila, che spinge, che ha quella forza da cavalli. Sì, e vediamo anche per la Lazio un giocatore di molta esperienza alla seconda linea, è il numero 5, Riccioli, Ruben. Anche leader Tush, quindi sarà una. Ecco, vediamo come le mette pressione il numero 14. Annelli che apre al largo, si va al largo, stabile. No, lascia adesso. Punto d'incontro. Gioca Viadana. Lascialo. Fa strada sulla verticale e c'è anche un vantaggio per mancato rotolamento del placcatore laziale. Penso che sia il secondo attacco di possesso del Viadana. Vediamo sempre i soliti giocatori ball carrier che portano la palla in avanti, che fanno queste piccole avanzamenti, che fanno questo, che portano alla squadra sempre a un calcio punizione, un bel avanzamento per la squadra, sia Locatelli, Antonio Denti, che ho visto passare la palla, Gian Pietro Rivaldi, e sono quelli per Viadana fisicità linea, che riescono ad andare oltre il placcaggio, anche con un buon ritmo di Gregorio che le sta dando. Sì. Vediamo adesso la difesa della Lazio, della Lazio, scusa, che la mette a prova il Viadana sulla 22 11. Per prima volta. E vediamo intanto Rivaldi pronto al lancio, vedremo qual ecco è. Quello che dicevo, il nuovo acquisto della Lazio, Herrera Leopoldo, che fa velocemente fa il suo esordio. Andiamo. Esattamente. Sì, siamo dentro. 20 minuti della partita. Si parla molto bene di lui, essere un giocatore molto rapido, molto interessante, del Cordoba Athletic, un club storico nella provincia di Cordoba argentina. Lui è di categoria dei giocatori di classe come Santiago Carreras. Ha giocato con i Pumas e ha fatto il mondiale con i Pumitas in
Francia, guardi qua. Quindi giocatore anche di esperienza. Esattamente, lo vediamo adesso sordiendo nel top 10 italiano. Un punto su 15. Uno. Seconde. Ancora. Fermo lì. Seconde. Adesso andiamo a vedere questa mischia. Bassi. Se confermerà le difficoltà di Diadana, oppure se invece invertirà il trend. Ok, lascia 9. E Diadana che riparte. Sempre Locatelli in avanti. Locatelli, ball carrier del momento. Gran placaggio il numero 6 dei Lazio, Donato. Mantenuto il possesso, siamo all'interno dei 22. Diadana cerca di tenere alto il ritmo, lancia i suoi ball carrier che sono i piloni, sono Antonio Denti. La Lazio che però, nonostante alla sua indisciplina, vedo che è una squadra organizzata che placa abbastanza duro, quindi la prima fase difensiva che fa la Lazio dentro i 22, abbiamo visto bel placaggi dei due che sempre fa rallentare un po' il possesso dell'attacco, quindi vediamo una Lazio molto ben lavorata. Infatti stiamo rivedendo ancora proprio le immagini dell'azione precedente che poi ha portato l'arbitro, il signor Boaraso, a sanzionare questo calcio di punizione. Con estremo Sebastian Zarizze pronto dalla Rai Pad. Il calcio suona bene e va a punti. Sì, dicevamo prima Alessandro, questi piccoli dettagli che sempre portano o punti o situazioni di rischio di meta, come sempre questi piccoli avanzamenti sulle sfide uno contro uno che ha fatto molto bene Gian Pietro Locatelli, insomma ball carrier di Diadana, che riescono ad entrare anche Sassi nella... anche Sassi si è entrato molto bene. Sì, vediamo adesso la uscita del metà campo della Lazio come fa per pressionare. Finito il primo quarto. Infatti, di gara, ed è Herrera che va alla presa alta, una situazione di equilibrio, anzi in volo. Ok, placaggio, lascialo, stai. Lazio esce dai 22, Cozzi. Si alza la difesa di Diadana, rientra nel 22 la formazione capitolina, si gioca. Buono il placcaggio di Locatelli. Anche molto buono quell'offload che fa il giocatore laziale. Lascia Nero, c'è a terra. Ancora la Lazio che prova a cercare il varco vincente. Siamo a pochi metri dalla linea di meta, si torna sulla parte centrale. Ora si va verso il lato destro dell'attacco laziale, però Diadana continua a cercare di alzare la difesa sul ball carrier avversario. Si apre al largo. Patti spigolosi, siamo tornati fuori dai 22, si cambia fronte d'attacco, però ancora Diadana alza la difesa. C'è l'arbitro che interviene. Si può dire che il Diadana ha avuto della bellissima pazienza e bel placaggio per fare portare alla Lazio, sempre mantenerlo nelle stesse linee, quindi non è riuscita ad avanzare tanto, quindi non ha permesso di guadagnare terreno. Però se torniamo un piccolino indietro, guardiamo l'importanza della uscita del metacampo, quindi Herrera ha preso una palla importantissima che molto difficile. È molto difficile di prendere, che riesce a mettere in pleno attacco alla sua squadra. La presa aerea neanche in precario equilibrio, perché era in volo e molto bravo a domesticare un pallone molto difficile sotto pressione. Ecco questa mischia, siamo all'interno dei 22. Gregorio,
Vediamo che il pilone sinistro della Lazio, almeno uno quello che sta giù. Dicendo è l'arbitro, lo butta direttamente a Antonio Denti giù, quindi calcio punizione a favore del Diana. E Ferrarini che andrà a staccare metri in touche. È un buon calcio, guadagna metri, siamo circa sulla linea mediana del campo, verrà lanciato da questo punto, vediamo il segnalino, il giudice di linea che indica il punto a Gian Pietro Ribaldi dove sarà effettuato il lancio. Abbiamo come riferimento la linea di centrocampo. Il lancio è fatto presa bene da Schinchi Rimini, poi viene giocato verso il centro. Fermo lì. Pietro Gregorio dà molto ritmo alla squadra. E Kaila che cerca anche lui di mettere la propria fisicità. Calcio nel box di Gregorio, che vedremo come verrà letto bene da Cozzi, che prende, riparte e poi scarica. La linea dei tre quarti laziali che fa strada. Punto d'incontro, nuovo punto d'incontro, siamo appena fuori la linea dei 22. Gadana che comunque sale con la difesa e adesso in posizione azzerata, non può uscire quello vale perché è stata portata dentro e quindi ha fatto bene tenerlo in campo, altrimenti la touche si sarebbe stata lanciata dal punto di calcio. Contatti abrasivi, eccolo Stabile con la sua proverbiale falcata, molto dinamico. 7 nero, lui per primo va via e poi recuperi. Lui per primo l'arbitro. Va via e quindi c'è una pulizia. Sì, partendo da una touche in metà campo, il Viana ha fatto un tipico movimento di uscita del pallone facendo un'uscita del metà campo che la Lazio approfitta questo e fa un bel contrattacco pure che torna Viadana a lavorare su 22 metri e vediamo come adesso la difesa del Viadana non riesce a mettere una buona pressione sul punto di incontro e fa un calcio di punizione e mette ancora alla Lazio in una bella posizione di attacco. Siamo sui 10 metri. Calcio non profondissimo. Kicking game lo ha vinto la Lazio per un calcio di punizione, per indisciplina, diciamolo così. Ecco che ci apprestiamo a questa touche lanciata da Rosario Thomas. Via 10, no mani. Va bene. Gioca. È placcaggio. Ancora la Lazio che mantiene il possesso e Cozzi che però lo perde. In avanti, no con. Sei sotto pressione. Sì. Peccato per la Lazio perché aveva fatto un bel movimento il numero uno, il signor Lieger Miguel. Leiger. Sì, scusa. aveva fatto un bel movimento anche con un offload bellissimo per dare continuità diretta, però non riesce a fare un. Sei dritto? Intanto vedo dalla pagina Facebook che il signor Norberto Caccio Mastrocola ci sta guardando da Parigi, noi lo salutiamo. Ecco, gran saluto a Caccio che le sto prendendo il suo posto in queste e spero che non per tanto tempo, spero stare dentro in breve. Ecco la mischia agli ordini del signor Boaraso di Rovigo. Iannelli cerca di un break ma viene subito fermato. Va bene, ok, placcaggio, lascia un placcaggio, fermo lì. Lui sta spingendo ancora, possesso degli Edana, stavolta è stato Antonio Denti a cercare di andare a portare avanti l'ovale. Calcio nel box di Pietro Gregorio che viene ben letto da Cozzi e ora va al calcio, okay, l'up and under alla caccia dell'ovale che però rimane in possesso giallo-nero. Lascialo bianco,
Gregorio che la gioca su Zarize, poi con Boschetti, ora Iannelli si va verso il lato sinistro dove guarda un po' stabile. Stai nel suo campo nuovo, nella sua area nuova, la sua nuova casa. Bravo Rivaldi a fare strada con la sua fisicità. Giulio, ok, sei a terra, lasciala. Vediamo il Viadana provando a fare possesso del pallone, il tipico gioco di loro. Vediamo se riescono ad entrare in una certa situazione. Up and under. Vediamo Cozzi, bravo Cozzi. Bravo Cozzi. Sta gestendo e leggendo, bravissimo, molto bene questa situazione di calci che esplorano. Pietro Gregorio va a coprire, cerca di ripartire, ma c'è un fallo ravvisato dal direttore di gara. Bravissimo Cozzi a fare queste, prima la presa in aria con una pressione molto buona di Viadana, bravissimo a prendere la palla e poi sempre una bella sfida. Dentro i 15, cade subito qua, è un grave. Palle in ritardo. Aspetta, ce l'ho Matteo. Tempo, eh? L'arbitro che ferma il tempo per garantire comunque un tempo effettivo di gioco che sia negli standard indicati appunto dalla Federazione Italiana Rugby. Sta salutando un caro amico nella concentrazione dell'Italia, Ignacio Brex, sta guardando la partita, che oggi ha una bella gara di per giocare. Brex, che anche lui ha conosciuto la maglia giallonera, non solo l'ha conosciuta ma l'ha onorata giocando. Mi ha scritto per dire manda un saluto. Ascoltavamo l'arbitro dicendo quello, che una spalata senza chiudere le braccia sul numero 10 che ha calciato la palla. Placcaggio quindi portato in modo non ortodosso e da qui cade dentro i 15, andiamo sui 15. E da qui ancora l'opportunità dare ogni per la Lazio. Che non è mai in gioco. Ma vanno a cercare di recuperare, poi li pulisci. Siamo circa alla mezz'ora di gioco, il risultato ancora fermo sul 6-6. Ed è ancora il mancino Stefano, di Cozzi a cercare punti. Il calcio non entra, non si alzano le bandierine dei giudici di linea e quindi fallisce la seconda, un secondo calcio l'estremo della formazione capitolina. Vediamo che l'arbitro ha avuto una piccola difficoltà con la sua. C'è un jack, problema tecnico, sì, di comunicazione. Sì. Vediamo Locatelli dandole una mano. Spieghiamo alla gente che quando il calcio non entra verso i pali, sempre la ripartenza è da un calcio sulla linea dei 22 metri per ripartire il gioco a favore della difesa. Diciamo. Locatelli promosso a IT. Ok. Information Technology. Locatelli è uno dei giovani che si sta mettendo insieme anche a Boschetti molto in luce. Sì, adesso ti sento. Sì, arriva di una squadra dell'Ecco. È un giocatore molto interessante che quando porta la palla sempre fa questi piccoli avanzamenti o grandi avanzamenti pure. Che porta le squadre in una situazione di attacco e di avanzamento molto favorevole. Vai. Da quell'abbrivio che poi. Vediamo il contrattacco della Lazio adesso. Ben conquistata dall'apertura laziale contro Mauro.
Ora si va con gli avanti, punto d'incontro, siamo sulla linea mediana del campo, cerca di dare ritmo nel mediano di Mischia, capitano della Lazio. Up and under, okay, lo tocca al nero, si indietro, va nero, a cercare l'ovale che è toccato da Pietro Gregorio indietro, quindi tutto regolare, si può giocare. È Viedana che ora gestisce il possesso, cerca di fare strada. Molto fisica la partita in questa fase. Juan Bagenfield riceve bel pallone e placcaggio. Tempismo perfetto infatti nel placcaggio. Indietro, indietro. Partita molto viva in questa fase. Sì, sì, una belle... Ecco, no. Questo è avanti. Sono collisioni. Stavo per dire belle mani di Viadana. Però, sì, abbiamo avuto... Una sequenza bella di mani, di passaggi. Anche la Lazio ha avuto una difesa ordinata, magari esatto. Ha lasciato entrare agli ball carrier di Viadana, però sempre organizzate senza concedere calci di punizione, che in questa zona è lo più importante. Che in partite così bloccate nel risultato ma anche negli equilibri in campo anche i calci fanno la differenza. Sì, pensa che la squadra che parte in un attacco da metà campo deve fare 50 metri per fare la meta, quindi lo più importante magari in quella zona del campo è mantenere la pazienza e la tranquillità e non concedere alla squadra attaccante il calcio punizione. Perché ero senza radio. Hai detto prima il tempo e quanto siamo adesso? L'arbitro ha intanto ritrovato il collegamento radio con la regia. E quindi siamo pronti per ripartire. Ok, sempre qua. Andiamo, Viadana, vieni. Ancora? Ok. Indica il punto. Uno. Boa raso di Rovigo. Uno. Seconde. Mischia ordinata. Seconde. Con introduzione. Andiamo. Da parte di Capitan Loro, Riccardo Loro. Lega! Giù. Un altro calcio punizione per la Lazio. Ancora questa fatica del Viadana a fare piedi sulla Mischia, però molto bene la prima linea della Lazio con una seconda linea interessante, come ti dicevo prima. Donato Riccioli Ruben e l'australiano, un acquisto che è arrivato quest'anno, l'australiano Martin Hugh, che è un gran giocatore. Ho avuto la possibilità di giocare contro lui, è un giocatore interessante, che è molto bravo in touche, arriva dell'Australia. Andiamo a vedere questo lancio. Ben presa dalla Lazio sulla linea mediana, numero 7 della flanker della Lazio. Okay, laterale. Marucchini Giulio, uno nero laterale. Il ritmo è spesso spezzato da infrazioni ravvisate dalla terna arbitrale, in questo caso un laterale visto dall'arbitro. Sanzionato il uno, pilone la legatura e viene dentro il pilone Thomas. Ascoltavamo l'arbitro a dire questa regola sulla difesa della drive, quando okay, si forma la drive e quando l'attacco riesce a fare la drive la difesa non può ingressare lateralmente, come vediamo il numero uno del rugby Adana ingressare lateralmente a difendere, deve mantenere la linea dritta. Qui, da qui il fallo. E ancora Cozzi, estremo della Lazio. Andiamo ora. Per cercare la concentrazione per andare ai pali. Ricordiamo, siamo al 33esimo minuto di questo prima frazione di gioco. Risultato 6 a 6. Vediamo il numero 14 calciare, Donato Daniel. Cambia il calciatore dopo due errori di Cozzi. Che forse la posizione
parrebbe più adatta a un mancino, e quindi Cozzi, però probabilmente sarà un problema. Si alzano le bandierine. Ha avuto il risultato il cambio di calciatore alla Lazio. Daniel Donato porta altri 3 punti con il sorpasso dei capitolini al 34esimo, siamo 9-6. Meglio più che il sorpasso il vantaggio, visto che eravamo in una situazione di perfetta parità. Il drop profondo da parte di Ferrarini, fermi qui. E c'è il calcio ad alleggerire la pressione della Lazio che va in touche. Quanti? Sì, probabilmente 7 hanno voluto calciare un po' più lungo. Andiamo. Sempre ad un'uscita di metà campo, se riesci a calciare più lungo è meglio, però ha incontrato questa touche. Vediamo il Viadana adesso com'è. Ok, non chiudere, Lazio sviluppa. Lazio apri. Apri. Gian Pietro Ribaldi. Viadana mantiene il possesso, anche se non è un possesso di qualità. Riparte Bautista Stabile, c'è un punto d'incontro. Pietro Gregorio tiene viva con Thomas Sassi. Altro punto d'incontro e c'è un vantaggio per Viadana. Andiamo al guardalinea marcando il ancora un'infrazione. Fermo. Ok, c'è bandiera. Fermo al tempo. Fermo qua. Segnalazione da parte del giudice di linea. Ascoltiamo l'arbitro. Esatto. Apriti. Necrollo, sette nero, necrollo. Ok, semplice passo di punizione. Quindi c'è un fallo qua, stiamo giocando un vantaggio sul calcio di punizione più in avanti volontario, quindi torniamo su quel calcio là. Okay? Ok? Allora la situazione stiamo è questa. Un vantaggio. Si giocava un vantaggio per un avanti volontario sul collo, largo destro. Torniamo sul calcio di punizione per te. Poi c'è stato un fallo di Viadana da parte di Boschetti. Cioè, primo calcio di punizione là, è una pulizia. Un fallo è avanti volontario. Non pericoloso. Chiarissimo gli arbitri a spiegare. E quindi si torna sul primo fallo. Ricordiamo che sempre il placcaggio deve essere sotto le spalle, quindi avanti volontario. Successivamente ha avuto fortuna il Viadana che aveva già l'avvantaggio, okay. Quindi si torna al primo calcio punizione di un avanti volontario fatto dalla formazione laziale. Si torna, non si va ai pali ma si va in touche, perché siamo ben dentro la linea dei 22. Non chiudere, Viadana cerca la marcatura pesante per indirizzare la partita in modo più sostanzioso, per cercare un solco più importante. Buona questa touche, questa gestione della touche. Okay, ci sta imbastendo il driving mall. È partita, okay. Crolla la mall. Giù. Crolla la mall. E c'è l'arbitro, infatti. Ripartenza con i suoi uomini pesanti. Il Viadana. Già sono a 5 metri della linea. Ancora Viadana che gestisce. No, è vantaggio, calcio punizione. E c'è il vantaggio. Gioca il vantaggio, Viadana. Si apre qua sulla destra, bellissime mani, no. Ottima apertura. Questo è avanti, quindi è avanti. Torniamo qua. C'è lì in avanti perché non si conclude, non si schiaccia in meta, ma c'era un fallo precedente, un vantaggio non concretizzato. Qua sui 15, ok, fai crollare. Quando è stata fatta crollare. La mall. Abbiamo visto un bel lavoro degli avanti del Viadana che, partendo da una touche quasi sulla linea dei 22, sono riusciti ad entrare quasi nel cuore della difesa a 5 metri. Purtroppo adesso vediamo il replay e come crolla la drive del Viadana, quindi calcio punizione a favore. Calcio di punizione. Non si vede bene, non è stata chiarissima l'immagine. Si no, non si permetta o no. L'arbitro aveva indicato come autore del fallo Giulio Marucchini. Non prenderlo,
Adesso riparte il Viadana con la stessa formula di prima. Stai qua. Stessa piattaforma. È giocabile lì. Giù, giù. Sam. C'è terra, c'è terra. Vai. Che lascio via. Aspettavamo una partita vivace e così mi sembra che sia. Non legarti. Viadana che sta cercando il varco, siamo a ridosso, qua a pochi metri, 5 metri, 10 metri dalla linea di meta. 10 metri. È importante, vediamo che la Lazio continua con la sua formula di non fare calci punizioni. Difende molto bene la Lazio. Organizzati sono. Ecco, sembra che parlo e succedano le cose contrarie. Calcio punizione per Viadana, vediamo l'avvantaggio. Viadana che cerca assolutamente di andare in meta, quindi gioca il vantaggio. Si va sulla fermo qua o bandiera. Sul fronte sinistro dell'attacco viadanese. L'arbitro che interviene ancora perché ha avviato una irregolarità. Cioè vai lì sulla linea. Stiamo giocando un vantaggio perché è fuori gioco. Placca alto, ok, hanno opzione. 14 bianco, capitano. Stiamo giocando un vantaggio per fuori gioco sui 5 metri vicino ai pali. Qua c'è un placcaggio al collo, quindi è opzione. Calcio qua o calcio là. Due falli fatti dalla Lazio, un placcaggio al collo, placcaggio alto quindi, ed un fuori gioco, due falli nella stessa azione. E quindi l'arbitro chiede al capitano, Wambagenfeld, quale dei due punti preferisce. Sta facendo un gran lavoro anche l'arbitro a vedere gli guardalinee, a guardare queste piccole cose che di solito non si guardano bene. Anche perché è una partita bel lavoro. C'è un bel drive, ecco. È la meta. Arrivata la meta del rugby di Adana. Che però ha fatto una bella fatica a farla da meta, 10 minuti sul dentro dei 22 metri. Abbiamo visto una difesa della Lazio molto organizzata, molto buona. Gian Pietro Ribaldi a schiacciare l'ovale oltre alla linea di gesso per portare la prima meta per i gialloneri. Di solito sempre il numero 2 è quello che segna questo tipo di meta quando sei... O l'otto. dipende di come esce la palla della drive, però quando si fa questo raggruppamento degli avanti quasi sempre è l'ultimo ad arrivare è il tallonatore che ha lanciato la palla. Quindi c'è stato un campionato in cui il metaman di Viadana era stato Gonzalo Padrò e Buitre, sì, che da 8 aveva fatto tantissime mete. Quando succede che una squadra gioca ha una mischia dominante, una bella drive, quasi sempre gli avanti che fanno le mete sono o il numero 2 o il numero 8 che arrivano indietro alla drive. Ah, dentro, come direbbe il nostro amico Cacito Mastrocola. Viadana che trova un sostanzioso vantaggio con la meta di Gian Pietro Ribaldi ed il calcio trasformato. Vediamo adesso nella prima uscita di metà campo della Lazio è riuscito a prendere la palla Herrera. Adesso vediamo, ancora fatica a prendere la palla di Adana, che infatti recupera il possesso la Lazio. La Lazio anche sui punti di incontro sta giocando una buona partita, ci sono le rispettive terze linee molto, molto attive. Sì, vediamo un possesso della Lazio molto intenso, vediamo come arrivano a prendere la palla. Il mediano di mischia della Lazio sta facendo un bel lavoro, entrambi in realtà, perché sta loro Riccardo sta facendo un bellissimo lavoro al dare il ritmo alla palla. Adesso è la Lazio che cerca di andare a punti e forza le dinamiche della difesa giallonera. Bel placcaggio da parte di Wagenfeld, che arriva basso e con buon tempismo. Lori apre per Cozzi, che velocemente allarga la propria sinistra. Siamo sulla linea dei 22, si torna verso la parte centrale. L'ovale che va per le terre. Viadana che sale e c'è l'intercetto da parte di Bautista Stabile,
che come la più consumata delle ali va a schiacciare in mezzo ai pali. È Bautista che alla prima partita di Ala fa una meta, un esordio si può dire bello per adesso. Abbiamo visto quello che ti dicevo prima, Alessandro, l'importanza della pazienza della difesa, soprattutto quando sono è lontana della linea di meta, una pazienza e tranquillità da difendere senza concedere calci di punizione è lo più importante in questa zona del campo. Piadana è riuscito a fare quello, abbiamo visto un gran placcaggio di Wagenfield, abbiamo visto delle difese buone, quindi palla recuperata finisce o in meta o in un touch a favore della squadra avversaria. Quindi con molto tuffo buono. Anche sì molto estetico per buttarsi. Dovrà pagare da bere. Esattamente. Bel primo tempo, intenso, un po' con un po' di errori di mani, però con tante buone intenzioni di tutte e due le squadre che riescono a fare delle belle difese e anche del buon possesso di attacco. Questa è una fase diversa con questo intercetto da parte di Bautista Stabile, che poi ha completato il suo intercetto in mezzo ai pali, è la sua prima meta da ala, da tre quarti ala. Sì, abbiamo visto una Lazio con una gran mischia che nonostante la difficoltà di giocare la palla sta avendo un capolavoro sul pacchetto di mischia. E poi Zarizzo che aveva facile una trasformazione preciso. Facile, sì. Facile tra virgolette, perché sempre si può succedere dentro. Qualcosa se sì. Le più facili sono le più difficili alle volte. Adesso vedremo come esce fuori il Viadana, che indicazioni dà l'allenatore German Fernandez. È lo stesso per la Lazio, vediamo cosa dicono dentro dello spogliatoio, che è sempre un posto di tranquillità, di raffreddare un po' la testa per uscire a un bel secondo tempo. Assolutamente sì, il primo non ha deluso le attese. Si è visto un buon rugby, una bella intensità. Sì, abbiamo visto delle belle azioni, soprattutto quella che non riesce a schiacciare in meta Francesco Modena, che però Viadana ha giocato molto bene la palla. Anche la Lazio ha avuto delle belle azioni, se riesce a mantenere un po' il possesso penso che le chance di fare mete arriveranno per loro pure. Ricordiamo che con i nuovi regolamenti non servono più le 4 mete per il punto di bonus, ma bastano 3 mete in più degli avversari. Sarà importante comunque avere la possibilità di mettere più punti per entrambe le squadre, fare i più punti possibili. Alessandro, ti sembra giusto fare una pausa caffè? Sì, mi sembra giusto. Ci vediamo tra poco, dai. A dopo.
città piena di segatori. Di nuovo un buon pomeriggio dallo stadio Luigi Zaffanella per questa partita tra Rugby Viadana 1970 e Lazio Rugby, valevole per la 12ª giornata di campionato, prima frazione di gioco che si è conclusa con il vantaggio per i gialloneri di 20-9, tre calci per i laziali, due mete per contrasformazione, i calci piazzati per i padroni di casa, le due mete portano la firma del tallonatore Gianpietro Ribaldi e dell'ala, del trequarti ala, Bautista Stabile, solitamente terza linea, oggi schierato l'ala, che ha impreziosito la sua prestazione da tre quarti con una meta di intercetto molto bella. Al mio fianco Lautaro Casadosandre, terza centro o seconda linea a seconda del bisogno, oggi però nella veste di commentatore tecnico. Grazie Lautaro. Ciao Sandro, ben trovati. E allora abbiamo visto un'uscita di metà campo buona del Rayo Viadana con una bella pressione del numero 7 che ha stoppato la palla, e poi addirittura il numero 4 ha stoppato un'altra palla per creare un avanzamento, un pieno attacco del Rayo Viadana in questo momento.
te dicevo prima, l'importanza dell'uscita del metà campo è fondamentale. Alle volte le squadre non lo allenano tanto, però è una piattaforma di gioco chiara. E c'è la pressione molto alta adesso da parte del Viedana. Ecco un'altra meta di Zampietro. E c'è ancora Ribaldi che va in doppia meta per lui. Te lo ripeto, è chiaro, quando fai una buona pressione nel metacampo, fai una buona pressione del calcio inizio, succedono queste cose: o fai una bellissima pressione e recuperi il pallone, o l'altra squadra per forza ti dà un touch vicinissimo all'area di 22 metri. Quindi una situazione di gioco molto favorevole, mm-hmm, se la si sa leggere e sfruttare nel modo adeguato, così come è stato ovviamente per Viedana, che con Ribaldi che è andato a marcare. E adesso Zarizze dalla piazzola. Una partenza bomba di Viedana, se può dire. Adesso vediamo se come reagisce la Lazio a queste uscita del Viedana. Breve rincorsa per estremo giallo-nero. Concentrazione per cercare il feeling con i pali. E il calcio è buono e si alzano le bandierine per la trasformazione. Zarizze è uno che ha questo anche un punto di forza di lui, è il calcio ai pali. Spero non bruciarlo, però vediamo com'è. Beh, nel frattempo comunque è andato finora a segno, con a ripetizione e con costanza. Iannelli bene nel recupero dell'ovale, nella ripartenza è molto elusivo nell'uno contro uno e riesce a mandare a vuoto il primo placcatore in ogni secondo, quindi il punto d'incontro adesso è Ribaldi che prova a fare strada sulla verticale. Ancora Viedana, Giampietro Ribaldi che da ritmo va a cercare il calcio, che va ad esplorare la metà campo laziale. Ripartenza da parte dei ball carrier, buon impatto, sì, molto buono, e fallo. Un fallo ancora ravvisato a favore del Viedana. Abbiamo visto un bel impatto del numero 6 Donato James, che James Donato, sì, magari l'ho detto in spagnolo, James. Va benissimo, tanto non siamo abituati, infatti, con Caccio. Esatto. Un bel impatto, però purtroppo il punto d'incontro non è stato chiarissimo, il 9, se il signor Loro Riccardo ha fatto perdere il possesso, purtroppo, per la Lazio. Esatto. Allora questa mischia con introduzione da parte di Giampietro Gregori. Giampietro Ribaldi. Ok, usala. Può già usarla Gregorio. Si va per Ferrarini, quindi Iannelli, nuovo punto d'incontro, ancora Gregorio a gestirlo. Ma c'è un ingresso laterale da parte di un giocatore della Lazio. E quindi un giocatore del Viedana, scusate. E quindi ancora Cozzi che va appena al touch. Siamo sui 22 circa. Se non ne sbaglio, Cozzi è campione d'Italia con Rovigo. Con Rovigo. Sì, esattamente. Anche Francesco Modera. Vengono tutti e due da Rovigo, esatto. Del Rovigo. Compagni di squadra. Sì. Non chiudere. Calcio punizione che le costa caro al Viedana dopo recuperare una palla e fare una mischia discreta, perdere il pallone in un punto d'incontro fa un po' di rumore. Però vediamo adesso il lancio di gioco della Lazio. Ancora la Lazio che mantiene. Passaggio avanti. Un po' casinata questa frazione di gioco, però sono in avanti ravvisato e quindi mette ordine il signor Boaraso. Andiamo ragazzi, si partirà con una nuova mischia in una zona abbastanza delicata, siamo a poco terreno dai 22 viedanesi. In introduzione sarà da parte di Pietro Gregorio. È stata buona l'intenzione
di lanciare il gioco così con la Lazio, con questa, struttura di tre giocatori in velocità. Alle volte è difficile prendere il timing di questa situazione, perché devi vedere il timing giusto del 9 che prende la palla e te la dà. Per cui si può dire che devi prendere più timing che velocità lì. Abbiamo visto il passaggio infatti in avanti del numero 9, Riccardo Loro. Capitan Loro, ecco una nuova mischia. Lega! Via! Introduce Gregorio, poi va per Ferrarini. Ferrarini che va ad esplorare la metà campo laziale. Cozzi alla penander. Ancora Ferrarini, bravo nella presa, sotto pressione, riesce a gestire bene l'ovale. Ovale che rimane in possesso di Viadana, Iannelli, finta il passaggio, poi cerca lui stesso di trovare strada. C'è un nuovo punto d'incontro, ancora si sviluppa il gioco sulla destra del fronte d'attacco viadanese. Secondo gran placaggio di Leopoldo Herrera. Prima abbiamo visto la pressione a Ferrarini, poi dopo questa pressione alla Lazio. Molto buona della difesa della Lazio, molto buona. Lazio squadra che comunque gioca, come dicevamo, gioca tutto. Abbiamo visto che sul kicking game Herrera infatti è riuscito a fare una bella pressione su Ferrarini, ha rallentizzato la palla, ha placato ancora di nuovo lui e poi dopo hanno recuperato la palla con una bella pressione nel punto di incontro. Questione di timing, come dicevi tu, e infatti questo poi ha fruttato un nuovo possesso. Quanti Lazio? Dicevo dell'importanza del numero 4, ecco la pressione di Leopoldo Herrera. Poi si rialza e fa una contrarack. È un gesto che se lavora tanto, si vede che l'ho lavorato. E ti dicevo l'importanza del numero 4, è l'australiano, che ha recuperato la palla e ha fatto il tenuto per la sua squadra. Martin Duke. Fuori, va bene. Nana che prova a ripartire. Fuori, ok, usa. È portata. Ferrarini. Fermo. Calcio lungolinea. Addomesticato dal triangolo arretrato, okay, allargato della Lazio. Stessa formula, kicking game, pressione di Herrera. Ferrarini che prova, ma non prende bene l'ovale. Possesso laziale, siamo sui 22 viadanesi, si stringono le maglie della difesa di casa e invece sono i laziali che cercano Varchi, spostano il focus dell'attacco da sinistra a destra, Stabile intercetta ancora ma non riesce ad addomesticare la palla e allora viene calciata, un calcio di liberazione da parte di Boschetti. Sì. Sì, torniamo indietro un paio di sequenze. Abbiamo visto una palla recuperata del Viadana sulla touche, un avanzamento buono, ha iniziato il kicking game. Si vede che la Lazio ha lavorato tanto su questo punto. Sì. Stiamo vedendo in avanti fatto da Boschetti prima di calciare, mentre invece il tentativo di controllare l'ovale da parte di Stabile era corretto perché l'ovale è caduto all'indietro. Dicevo l'importanza del kicking game della Lazio, che si vede che è un che ha qualcosa che lavorano tanto sul calcio, la penanda di una buona pressione. Intanto doppio cambio per il rugby Viadana, scendono Adolfo Kaila in seconda linea ed il pilone sinistro Thomas Sassi, ed entrano due giocatori con con un bel gioco e un bel peso. Viene sulla avanti. Mischia. Viadana sostituisce il numero 1 Sassi con il numero 17 Schiavon e il numero 5 Adolfo Caila con il numero 19 Zoppola. Chiara la speaker. La speaker armonica? Sì, è chiarissima. Sottola lo conosco bene, è un giocatore che è molto pesante ma molto dinamico pure. Quindi sta facendo le prime partite del Rai Viadana perché ha avuto un infortunio. Quando vediamo operato al menisco. Molto buona mischia
del Viadana dopo aver sofferto tanto nel primo tempo, ricordiamo. Sì, il primo tempo è stato sicuramente appannaggio della formazione capitolina, la mischia ordinata. In questo caso invece si sono ribaltati un attimo i valori. Zotto, l'aveva dicevamo, è stato operato al menisco, così come il giocatore che gli ha fatto posto in campo, Adolfo Caila. Entrambi sono da poco rientrati, hanno lavorato. L'operazione del menisco non è un intervento che richiede molto tempo per il rientro, però comunque il rientro deve essere graduale. Volevo vedere questa sfida di Schiavon contro Gentile, e te lo dico perché erano amici quando hanno giocato l'anno no, scusami, sono amici, però adesso che giocano incontro sicuramente in questo momento adesso se la gioca. Esattamente, sono amici dell'anno scorso, hanno giocato anche a Firenze insieme, poi in Viadana, e adesso si sfidano. Bassi, tra l'altro Gentile Lega. Ha giocato finora un'ottima partita. Via! Sì, sì. Fermi. Ecco, ecco, stappano, stappata la mischia. Giallo, sei buono. Apriti, apriti, non serve. Lori ha chiesto il cartellino giallo. Dai là, dai là. Fermo, tempo è fermo, tempo è fermo. Palle, metti, giù palle, palle, metti giù la palla, metti giù la palla. Ma intanto indica i pali. Vieni, 9, 9, vieni qua. Vieni qua. I due capitani a colloquio. Faccio questione contro di te perché vai su, e è chiaro e ovvio così, e rimaniamo su questo. Non ha senso poi dopo il fischio che qualcuno faccia qualcosa e qualcuno reagisca. Ok? Non serve. Parla con i tuoi, parla con i tuoi. Molto chiaro qui l'arbitro in questo caso. Dopo il fischio dell'arbitro c'è stato qualche confronto un po' fisico e non vuole vedere queste cose. Ancora Viadana che soffre questa piattaforma, questa mischia. Prima aveva preso una mischia buonissima, infatti poi dopo Lazio ha lavorato molto bene. Torna Cozzi dalla piazzola, perché comunque anche in questo caso posizione adatta a un mancino, e il calcio sembra buono. Il calcio è buono e quindi accorcia le distanze la formazione di coach Alfredo De Angelis. Un minuto del secondo tempo, calcio piazzato del numero 15 Cozzi, Recchi Viadana 27, Lazio 12. Siamo all'ottavo minuto di questo secondo tempo, il parziale qui dallo stadio Zaffanella tra Rugby Viadana 1970 e Rugby Lazio è 27 a 12 per i padroni di casa. Due mete del tallonatore Ribaldi e una di Bautista stabile per i gialloneri. 7 i calci di Cozzi. Vediamo una buona uscita dei Cozzi. Adesso vediamo se con questa piattaforma Viadana riesce a, vediamo, per piacere non chiudere, non chiudere. Ribaldi che si prepara al lancio, lancio che è ben letto dalle torri, e poi c'è Locatelli che va subito ad arginare un'eventuale ripartenza della Lazio. Infatti il nuovo punto d'incontro è all'interno dei 22. Lazio che gioca con loro. Che trova e c'è un calcio di punizione ravvisato. 8 sopra backside. Un peccato perché la Lazio era riuscita a recuperare un pallone importantissimo sulla touche, e poi sempre il breakdown è quello che marca la temperatura di una squadra, quindi se perdi la palla lì è molto difficile fare. Ok, fermi su questa linea di attacco. Proprio nel breakdown mi sembra che Viadana abbia alzato i giri del motore. Sì, sì, sì. Abbiamo visto il bel placaggi, quelle. Antonio Denti, siamo a poco spazio. Stai qua. No. Dalla meta. Pietro Gregorio va verso l'interno. Prima palla è sotto. Stai bianco! Sì. E vediamo
un'altra meta di Gian Pietro Ribaldi, Ribaldi hat-trick. Sì. Diciamo che Viadana ha avuto un po' di fortuna, perché il lancio per Antonio Denti non era chiaramente per lui, era un lancio per Sottola, che hanno avuto un piccolo problema, non hanno saltato nella touche, però è riuscito a prenderla Antonio Denti e hanno fatto questo avanzamento con Gian Pietro, che una volta che la prende così basso ha una fisicità molto importante, è difficilissimo da fermarlo, infatti si è visto. Sia Denti che Ribaldi in questa fase di gioco possono essere letali proprio per questo dinamismo abbinato a fisicità. Sì, sì, chiaro. Vedo anche una buona partita di mediano del Mischia, Gregorio, sì, che sta gestendo bene questi momenti. Entrambi, direi. Sì, 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 perché quando entri in una zona di definizione è molto difficile gestire i tempi. Lui lo sta facendo abbastanza bene. Una cosa che ha spesso detto coach Herman Fernandez, che lui vuole che si giochi movimento unico, al massimo giusto grande, nella parte finale del campo. Quindi proprio nell'attacco più estremo, negli ultimi metri a ridosso della meta, della linea di meta, sono aree dove vuole più cinismo possibile. E Ribaldi si è comunque confermato un giocatore di livello proprio anche in questo frangente. Stavamo guardando che stavano revisando qualcosa nel TMO del doppio movimento. Ricordiamo la gente che quando cadi con la palla in terra non puoi fare due movimenti per arrivare a un certo punto specifico, se no che devi fermarti dove sei caduto, quindi stavano revisando questo, infatti hanno dato la meta, perché evidentemente movimento unico e il calcio Tizzarizza ancora preciso. Ancora l'arbitro Goraso, che sta avendo una gran partita, l'arbitro sta gestendo. Sta gestendo, esatto. Aspetta un cambio. La squadra non stanno facendo. Otto bianco. Diciamo che le squadre non gli stanno rendendo il compito difficile, perché è una partita molto corretta. Qualche spigolosità è ovvio che ci sia. Sì, però lui lo sta gestendo molto bene, chiarendo con i suoi capitani. Gioca e basta. C'è collaborazione, si sta assistendo, esatto, a una gran bella partita di rugby, proprio per questo. Due squadre che giocano a viso aperto, l'arbitro che sta gestendo molto bene la partita, e quindi il risultato è che la partita è godibile, bella. Avanti, vero? Avanti, no, la palla è su, si attaccano e avanti. Boschetti, che aveva preso un bel punto d'incontro, però poi dopo la difesa lo tiene un pochino su e se le fa stoppare la palla. Non ti muovere da lì. E vediamo il neo entrato, parlatore Pablo, con il numero 19. Un altro, particolarmente è argentino, quindi so chi è un giocatore numero 8 che abbiamo condiviso pure le giovanile in Argentina. Arriva del Pucará, con una scuola di un gioco molto dinamico, un club storico anche in Argentina. Sarà interessante vederlo. Siamo sempre su questo Mark. Ok. Mi sembra di poter dire che un altro merito della partita dell'arbitro, oltre alla gestione con i capitani, è che ha consentito a un buon ritmo con la propria gestione. Bassi! Sì, sì, sì. Senza frammentare troppo il gioco. Lega! Sì, sì. Via! Stai qua su. Stai. Anticipato ancora, Nero spinge. Ancora infrazione per la spinta anticipata da parte della rugby Viadana. Mischia. Andiamo lì. Vieni. Ok. Però non è un fallo, ma chiama un semplice reset. E quindi si ritorna. Sì, in teoria ha dato un calcio libero per spinta anticipata, quindi la Lazio ha la possibilità di scegliere o rifare la mischia, infatti la stai rifacendo la mischia.
usala. Allarga il fronte d'attacco la Lazio, siamo sui 22 gialloneri, si stringe la maglia della difesa danese. Lascialo, lascialo. Lascia nero. Lazio che cerca la meta per accorciare le distanze. Buon placaggio da due del Bealano, ancora il possesso della Lazio. Primo placatore e poi placatore assistente, anche qua tutta una questione di timing. Altro buon placcaggio, sì, questa volta di Wagenfeld. Un grabber ben letto da Zariz che annulla. Vediamo una buona pazienza del Viadana ancora. Quando è molto difficile penetrare una difesa, la squadra in attacco ha due opzioni: dietro, dietro, o calciare la palla o continuare il possesso. In questo caso la Lazio ha scelto di calciare la palla e provare con queste grabber riuscire a fare la meta. Recuperato la palla Viadana e vediamo questa uscita. È comunque sempre difficile completare un grabber con una meta, perché devono combinarsi più fattori. Quando vediamo un bel calcio Ferrarini che mette la Lazio indietro ai 10 metri, provare la formula up and under. Indietro. Le pressioni. Si prepara intanto a bordo campo un giocatore della Lazio con la maglia numero 26, Kriac. Juan Kriac. Non hai la palla, Giota, va bene, lascialo. Sembra che è argentino per il nome Juan, però forse. Lascia bianco! Gregorio che va per Ferrarini, di Modena che prende un buon placcaggio. Di spalla, 7, esatto. Di spalla, placcaggio. Placcaggio ormai senza palla e con la spalla, e quindi c'è un vantaggio Ferrarini. Fermo, tempo, c'è un TMO check, TMO check. C'è il controllo del TMO, probabilmente per il placcaggio portato precedentemente con la spalla. Ricordiamo il TMO, il signor Stefano Roscini di Milano. Ok, quindi controlliamo un intervento del 7 bianco in ritardo di spalla, ok? Esattamente come avevamo detto in diretta. Quindi il numero 7, Giulio Marrucchini, è intervenuto con un placcaggio non portato in modo ortodosso, quindi non chiuso con la spalla, eppure in ritardo, e quindi c'è il fallo ravvisato. Adesso l'arbitro sta osservando al monitor l'azione. L'avvantaggio, no, di avere questo elemento importante TMO, camere a disposizione, è un valore aggiunto per il nostro campionato. Infatti sì, lo fa più serio, più professionista. Esatto, è assolutamente la strada da percorrere, da continuare. Certo, 100%. Ci fa tutto più facile a noi quando stiamo giocando, solo dobbiamo pensare a giocare e basta. Esatto. Quindi rende il compito più facile a voi, più facile all'arbitro. C'è una telecamera qua dove c'è la nostra postazione e poi le altre agli angoli del campo, una di fronte alla sala stampa, una di fronte alla segreteria e poi sul fronte opposto. Chiaramente, per spiegarle alla gente, non si può placare quando il giocatore non ha la palla. E lì si era già liberato della palla. In meno a spalla senza braccia. Esatto. Quindi stanno guardando questo. Ecco che lo rivediamo. Non chiude il placcaggio. Numero 7, se non è spalla. Sì, Marrucchini. Marrucchini Giulio. Ma aveva già liberato l'ovale, aveva già trasmesso l'ovale. Perfetto, quindi c'è 7 bianco che dopo il passaggio interviene con il di spalla, quindi non chiudendo il placcaggio, quindi semplicemente di spalla sulla scorre costole sul fianco del giocatore nero. Esattamente. Quindi non c'è un alto grado di rischio, però comunque è un placcaggio in ritardo sulla schiena e di spalla. Io andrei cartellino giallo. E quindi l'arbitro Boaraso, chiarissimo l'arbitro.
dice che c'è una doppia infrazione in questo unico placcaggio, quindi 7 per il 7 dovrà, il giallo mi sembra giusto, sedersi sul passaggio, panchina, lui volontariamente con la spalla chiusa, cioè non va a placare, va direttamente con la spalla sulle costole del giocatore che ha la palla. Sta spiegando un placcaggio pericoloso e volontario a Riccardo Loro, capitano della Lazio, il perché di questo cartellino giallo. Placcaggio non chiuso, portato in ritardo. Va bene qui. E questo vale 10 minuti di inferiorità numerica per la Lazio. Lazio che sta peraltro qua. Facendo dei cambi, anche Viadana. Scusami. Per fortuna abbiamo visto che il placcaggio non ha portato nessun tipo di rischio a livello fisico per Francesco, che alle volte queste tipo dei placcaggi portano un po' il rischio a livello fisico. Per fortuna nulla di che, solo un cartellino giallo, parte del gioco. 3 bianco, rimescola 3 un bianco, po' cambio. Di carte Herman Fernandez, ecco con Krajic, giocatore cambio d'Argentina, de Mendoza del Liceo, scusami, de Buenos Aires, Liceo Naval, sì, de Buenos Aires, giovane del pilone, del pilone sinistro, 14, classe 98 e 10, giocatore interessante, è stato anche nelle formazioni delle franchigie delle SLAR della Liga Sudamericana del Rugby. Per il rugby entra Keanu Upperley. Okay. Gioca, andiamo. Alessandro Rossi. Vediamo scendere un buon Ferrarini, ha disputato una buona gara. Sì. Qua. Ingressato giocatori di esperienza, se si vuole, tanto sia come Ceballos come Upperley. Ceballos, hanno molta esperienza in questo gioco e sono bravissimi giocatori tutti e due, quindi vediamo cosa possono dare a questa Viadana con un uomo in più. Via bianco. No, stai 9. È proprio una combinazione tra Upperley e Ceballos, infatti i due neo entrati porta la meta, infatti sanno gestire il ritmo del gioco, sicuramente hanno dato questa ingezione di ritmo alla squadra, che ha saputo anche leggere molto bene Pietro Gregorio. Infatti sentivo per la voce di Ceballos, veloce Pietro, quando la chiede così il numero 10. Molto bella la meta costruita del Viadana. È entrato Marlon, anche Marlon Mignucci, un giovane che ha fatto lo esordio in top 10 la scorsa settimana a Petrarca. Aveva mancato gli esordi in Coppa Italia, anche se era pronto e scalpitava in panchina, poi partite annullate. Il suo esordio è arrivato proprio col Petrarca, quindi una sfida anche molto delicata. Ed oggi torna in campo, giocatore che è un bel progetto, ha un bel fisico per essere un pilone destro, una bella mobilità, e deve costruire il suo profilo di giocatore. Penso che esperienza. Esatto. Non c'è altro. Anche lui all'egida dei Caimani Rugby. Mm-hmm. Squadra cadetta della Rugby Viadana. E ora Zarize, quello che dicevamo prima, cecchino, il suo punto di forza, cecchino implacabile, che è stato anche Sarizze a costruire la meta, questa che ha fatto in questa punta del campo. Sarizze l'altra punta in un lancio di gioco di Touche, una bella, per quello ti dico, una bella meta costruita di tante fasi. Via bianco! Alessandro Rossi, appena entrato, è un altro giocatore che è molto abile nel lavoro oscuro. Tante volte lo si vede poco in campo, sembra quantomeno
poco appariscente in realtà, è un grande lavoratore. Sì, 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 un grande lavoratore soprattutto nell'area difensiva della squadra, che non si vedono, però si sentono tanto. Abbiamo visto anche un bellissimo placcaggio della difesa della Lazio, non sono riuscito a vedere chi è stato. 20 pulisci la... No, qua. Però abbiamo visto una bella difesa della Lazio che ha portato al calcio punizione del rugby Adana. Riccardo, siamo un metro e mezzo dietro. Pronti ad entrare mediano di mischia Ratko Jelic e il numero 21 Federico Gianni. Gianni Federico o Federico Gianni. Sì. 12, cambio. 9 nero. Calcio punizione di Alessandro Rossi, quello che stavamo parlando, che magari è il rischio di giocare così al limite della difesa, porta questo di fare questo tipo di calcio di punizione. Punto è qua. Buona partita di Pietro. Grande partita di Pietro Violi, ha dato ritmo, alternato avanti e tre quarti nel gioco. Sicuramente giusti questi applausi dello Zaffanella per il mediano di Mischia Ligure. Via. Okay, il gioco nero 17 nero. Adesso inizia l'attacco di fermo qua, 17 nero è fuori gioco. Quando si sentiva la parola treno vuol dire che sicuramente vengono gli avanti a fare un lavoro un po' più lento però effettivo, come pick and go, sì, per guadagnare il metro. Però invece il Viadana ha fatto un calcio punizione e la Lazio ha deciso di andare in touche. Adesso si contano anche le mete, perché ovviamente c'è il punto di bonus che Viadana vuole intascare. Siamo al 21esimo di questa seconda frazione di gioco. Giallo-neri conducono. Stai legato lì, stai legato. Con il corposo risultato di 41 a 12. No. Via. Ok. No, palla uscita. Buona palla recuperata del rugby Viadana, che riesce non solo a fermare la drive ben organizzata della Lazio, sennò che recupera la palla. E poi adesso vediamo, può anche ripartire. Sì, riparte de propria, la propria, dal proprio 22, però viene letta la sua intenzione. Forse questa voglia di giocare del Viadana, questo è il rischio che prende, magari prendono queste conseguenze poi dopo. E provare a uscire della propria area di meta c'è il suo rischio. Infatti lo stanno poi guardando. Che Sebagio ha questa qualità nell'uno contro uno, è elettrico, riesce a spostarsi in un fazzoletto in poco, con grandissima velocità, e quindi risulta essere spesso difficile il placcaggio, e lui si fida di questa qualità. Infatti ben letto della Lazio, del difensore della Lazio, che è riuscito a placcare a questi giocatori con questa capacità di fare l'uno contro uno. E adesso prendono una mischia a 5 metri da 5 metri sulla piattaforma, e qui vediamo appunto all'opera Mignucci. Uno la palla, verde. Bassi, mischia importante questa, no? Sì, completamente. Lega. A 5 metri, vediamo se la Lazio riesce a fare introduzione. Ancora la mischia, un punto di riferimento per la Lazio che va in meta chiara. Come ti dicevo, Alessandro, queste cose del Viadana, che prende il rischio di giocare la palla, alle volte porta queste conseguenze. Magari era una palla per uscire tranquilli, infatti hanno voluto giocare la palla, hanno visto un'opportunità lì, ben difesa della Lazio, la Lazio un bellissimo lavoro in difesa, che non solo ha fatto una buona linea difensiva, sennò che poi dopo ha recuperato la palla e ha fatto la meta. E qua abbiamo rivisto appunto l'esordiente. Leopoldo Herrera che fino adesso sta facendo un bel esordio. Non è facile, te lo dico per esperienza, quando vieni a un paese nuovo, con una squadra nuova, una cultura nuova,
esordì un rugby diverso, non è mai facile esordire e meno fare una buona prestazione, e lui sta riuscendo a farla. Abbiamo detto che il curriculum del giocatore parla per lui, nazionale argentino, e quindi buon calcio, buonissimo il calcio, buon calcio, buonissimo il calcio per mettere alla Lazio un po' su nel punteggio, che accorcia quindi le distanze con questo penalty. Il numero 24 della Lega trasforma il numero 15 di Costi. Rettiliano 41, Lazio 19. Ecco, meta per Leopoldo Herrera e trasformazione di Francesco Cozzi al 25esimo di questo secondo tempo. 41-19 in vantaggio i padroni di casa del Viadana. E adesso entrerà in campo anche Juan Pablo Gamboa. Anche la Lazio prende il rischio e prova a giocare in una zona calda, diciamolo così, una zona rossa della difesa, prova a giocare, uscire con le mani. E vediamo una difesa del Viadana che... Calci di liberazione pochissimi. Pochissimi, provano tanti giocare che... E questo è un bel rugby. Come ti ho detto, al prendere questi tipi... un buon placaggio. Prendere questi rischi porta alle volte a buona sottola. Il buon sottola fa un bellissimo avanzamento. Ratko Jelic, che poi cede a Ribaldi, si gioca con gli avanti ancora Jelic a dare ritmo. Skinky Rimini cerca strada nel 22. Jelic, lascia bianco, lascia, stai, è pronto, disponibile l'ovale, si va ancora con gli avanti, siamo nei 22. Jelic va all'interno per Skinky Rimini, ma c'è un buon placcaggio dietro. Non pulitissimo questo pallone e adesso Viadana deve ritrovare un possesso di qualità, lo fa con l'esplosività di Iannelli. Iannelli va nel punto di incontro e c'è l'arbitro che sanziona. Molto bene la Lazio. Allora, abbiamo visto, se torniamo un pochino indietro nell'azione, abbiamo visto la Lazio che ha provato a uscire della sua zona calda di difesa con le mani, non è riuscito, nonostante quello ha fatto una buona difesa, ha recuperato la palla, ha calciato indietro, ha fatto ripartire quasi da capo a Viadana, che stava facendo un buon lavoro. E adesso vediamo, rivediamo, recuperata la palla Lazio, due nero, cambio ancora con Herrera, due nero, sì, che riesce a fare un calcetto indietro e portare al Viadana in sottopressione. Entrato Juan Pablo Gamboa. Entrato Gamboa per e vediamo Rivaldi uscire. Forse il man of the match, direi che fare tre mete, ma oltretutto comunque e giocare molto bene, sì, esatto, a parte le tre mete che comunque è già tanta, è già tanto, ma ha partecipato molto, sì, sì, tanto sia in difesa come in attacco. Esatto. Via 20. Quindi potremmo già affibbiare a Gian Pietro Ribaldi la palma di man of the match di questa gara. Tempo fermo. Abbiamo visto un bellissimo ingresso del acquisto sotto la del Viadana, che è stato molto buono in fare mettere sotto pressione la difesa del Lazio con la sua potenza fisica. Zottola potrebbe essere, e chiedo te che sei giocatore di Mischia e che hai giocato anche in seconda linea, una sorta di clone di Adolfo Caila come tipo di giocatore. Sì, io ho visto tante partite del Viadana quando io non giocavo in Viadana, e Adolfo con anni in meno, lui ha tante caratteristiche di Adolfo, sì, molto simile a lui. Forse Alfonso è un po' più mobile nel senso nel gioco aperto, poi Kaila ti dà quel riferimento nelle fasi statiche del gioco, però entrambi sono due giocatori da mettere i gettoni
per affidarsi a loro. Sono seconde linee, come dico io, alle vecchie scuole, pesanti, che giocano a quel rugby che sempre hai bisogno di uno, soprattutto quando poi si imbastiscono sia in attacco che in difesa. Le i driving ball possono dare forza per... esattamente. Partita che è ancora ben vivace per lo stadio Zaffanella. Siamo al 27esimo, stiamo entrando nel 28esimo minuto di questa gara valevole per il 12esimo turno della Peroni Top 10. Quando guardiamo in campo a Daniele Ulisse, è il giocatore, un giovane giocatore della Lazio, anche lui un giocatore, anche lui, infatti guardiamo come l'hanno lanciato da Tuce, lui è un giovane giocatore molto interessante, molto un profilo fisico molto buono per la terza linea della Lazio. Lo conosco perché ha avuto una settimana qua a Viadana a fare un allenamento a fine stagione l'anno scorso, quindi avete conosciuto, sì testarne le qualità. Gran tenuto. Tenuto è ancora qui. Grande lavoro. De Locatelli. Di Locatelli, esatto. Quando anche Stabile fa un bellissimo avanzamento dopo una palla recuperata da Stabile. Ecco, questi problemi sono quelli che ti tirano un po' la testa giù. Avendo recuperato una palla buonissima, fate un buon avanzamento. Ferma l'abbrivio. La gara, esatto. Passaggio in avanti e va direttamente rimessa laterale. Tu Lautaro, quando è che ti sposti ad estremo? Ok, mischia qua. Mischia. Così facciamo il trio con Stabile. E forse Locatelli è l'altra ala, no? Sì. Così. No, io no. Non ho la esplosività né la velocità di Stabile, quindi lasciamo solo lui che può fare questo lavoro. Io sto più vicino alla prima linea che è. Andiamo a vedere intanto questa mischia. Bassi! Sì, una piattaforma che ha avuto tanti risultati positivi per la Lazio. Via! Viene inquadrato Jelic, ma l'introduzione per la Lazio. Questa volta però una buonissima spinta del Viadana, che però la Lazio riesce a prenderla. Infatti ha fatto uscire con buon tempismo l'ovale dal raggruppamento, dal pacchetto. Si gioca quasi sulla linea laterale. Adesso Viadana deve avere una pazienza per non concedere alla Lazio calci punizione. Però la Lazio sta giocando molto bene. Deve cadere nell'indisciplina e c'è un fallo. Però va in meta la Lazio. Bellissima meta, una meta bellissima, costruita bene, con pazienza e tranquillità. Col vantaggio, peraltro. Sì. Vediamo che c'è il capitan Wagenfeld che sta parlando, comunque sta dando le direttive forse per ritrovare l'equilibrio difensivo. Herrera che fa un bellissimo gesto. Herrera ha dato una buona dimostrazione. Sì, si vede che è un buon giocatore, che non ha il curriculum che ha, per fortuna. Sì. Un bel acquisto per la Lazio. Per la Lazio. Sì. Quindi il man of the match. Fermi qua, fermi. Come dicevamo poc'anzi, Lautaro. Sì, sono d'accordo. Guardando, sì. Penso di sì, perché guardando la partita via bianco in un tutto, penso che è stato quello che ha sbloccato la partita con le mete che ha fatto, e poi non solo quello, sennò che ha avuto un'ottima partita nel gioco aperto. La presenza in campo sia a livello difensivo che come ball carrier. E anche il cornice, eccolo sotto, la bravissimo. Bravissimo Alfonso a fare questa meta. Adesso speriamo di rivedere. Sì. E giustamente sì. I compagni di squadra si congratulano con Zottola, che dopo essere stato fuori, la rivediamo. Bene sugli appoggi.
Sì, sotto la... Addirittura... Riesce ad evitare quasi come un trequarti. Ecco, sì. Che abbiamo trovato l'estremo. Addirittura... Bravo. Addirittura lui è una velocità molto buona. Per il suo peso e il suo corpo, diciamolo così, è una persona che pesa 115 kg, corre a quella velocità lì, non è molto normale di vedere, quindi è molto positivo per il Viadana e per lui. Io lo sto guardando in ottime condizioni fisiche, quindi potrebbe essere, visto che comunque finora ha potuto giocare poco, potrebbe essere un ottimo acquisto per il girone di ritorno dei Mantovani. Sì. Completamente. Io lo conosco tantissimo, ho avuto la fortuna di, perché lui è del mio club dell'Argentina, abbiamo giocato insieme anche lì, e lo conosco da quando ha 10 anni, quindi so che può, il suo potenziale, giusto. Si prepara intanto Niccolò Cristoforo per il suo ingresso in campo. Riccardo, Ruben, ok, 5. Al 13° del secondo tempo, meta del numero 19 Zoccola, Gian Pietro Ribaldi, 46, Ribacchio 26 del Viadana. Ok, gioca, va bene. È ancora molto spigoloso, molto abrasiva la partita in questa fase. Siamo anche al 33° del secondo tempo. Il risultato è ampiamente a appannaggio dei padroni di casa, 46-26. Ora si fanno i calcoli sulle mete proprio per garantire. Sì, penso che no, Viadana, se non succede nulla dovrebbe portare a casa sì, i 5 punti. Sì. Quando vediamo che la Lazio ancora insiste e fa una bellissima prestazione in attacco, vediamo che con la pazienza che ha riesce a fare un buon avanzamento per la sua struttura di attacco con pazienza. E anche il Viadana fa un bel lavoro di tranquilli, difendere con buon placaggio. Infatti, visto questo, recupera le palle. Avanti Nero? No, sì. Avanti Nero, quindi, diciamo che c'era tanta voglia di tornare a giocare, poi di tornare a giocare davanti al proprio pubblico per Viadana. Questa voglia si è tradotta poi in una buona prestazione corale. Sì. Se che dà questo risultato, per me non c'è niente, 46-26. Sempre bellissimo Alessandro giocare con la gente, con il pubblico, soprattutto con la gente del Viadana che si fa sentire tantissimo. Ecco, io una cosa che volevo chiedere a te in questo senso, quando voi giocatori entrate in campo, vedete il pubblico, sentite quella musica che c'è da tantissimi anni, qual è la sensazione che avete nel momento? Sì, gruppalmente ci serve tantissimo, lo abbiamo sofferto tanto l'anno scorso che non c'era il pubblico, e quest'anno già sentire almeno già la tifoseria cantare, la gente che ti dà una mano, che ti dà una spinta in più a per giocare, quindi è fondamentale. È sempre bellissimo giocare con la gente allo Safanella. Intanto nuovo intervento per il TMO. Credo che si stia valutando un intervento proprio di Stabile. Sì, forse una spalla in faccia, non si riesce a vedere ancora con le ecco, di quest'angolo si vede un po' meglio. Sembrerebbe una spallata. Sì, allora dal punto di vista regolare non è regolare, poi ovviamente l'arbitro deve vedere l'entità della della forza, sì. Poi sì, ovviamente e questa è la 4. Ascoltiamo l'arbitro. Ok, quindi c'è l'11, questa è quella più chiara che riusciamo a vedere, c'è l'11 nero che interviene di spalla, diretto sul volto, sul viso del 6 bianco, c'è un alto livello di rischio, e ci sarà un cartellino giallo, non ci sono fattori mitiganti. Okay.
molto probabile. Diretto sulla faccia, non ci sono fattori mitiganti, cartellino rosso. Addirittura cartellino rosso, okay. Per Bautista Stabile. Ok, 11 nero, capitano. È una carica di spalla diretto sulla faccia, non ci sono fattori mitiganti, cartellino rosso. Rosso? Sì. Stupore del pubblico, stupore del giocatore stesso per la decisione. Cartellino rosso quindi per Bautista Stabile. Sì, quella è una scelta dell'arbitro, è una... Allora, dal punto di vista regolare è giusto che sia il calcio punizione, poi il livello della punizione sembra un po' eccessiva, però no, allora è complicato di valutare perché la spallata sulla faccia è stata, quindi è giusto che ci sia il cartellino. Poi è in mano dell'arbitro che sceglie se è rosso o giallo. Secondo me non si può dirle nulla se no, certo, anche sensazione sua. Poi parlava di assenza di fattori mitiganti, esattamente, di fattori che potessero quindi quantomeno giustificare quel gesto. Per essere obiettivi, visto che Bautista è un amico mio, devo dire che in questa volta l'arbitro è giusto che sia così, con una spallata in faccia lo devi fare. Quindi cartellino sì, era scontato. Poi era il colore esattamente, discutibile. Ha stupito un po'. Sì. Però, primis il giocatore, ma poi anche il pubblico, ma in effetti quella spiegazione e questa assenza di fattori mitiganti ha poi portato al colore rosso. Magari non è stato così grave neanche con la forza di Bautista, però come ti dico, cioè, è una spallata in faccia alla fine, quindi 8 nero. Ha preso il rosso, è giusto pure quello lì. L'arbitro ha deciso, quello esattamente. Quello è. Esattamente. Stai sempre legato. Siamo solo qui in fase di commento per capire. Se mi succede a me che mi danno una spallata in faccia, sicuramente chiedo il rosso. Quindi è giusto così. Quando vediamo un bel attacco della Lazio, pure organizzati ancora, prendono il calcio munizione a favore e vanno in tuscia a 5 metri. La Lazio. Stai. Sta organizzando questo attacco. A terra, lascia! E si avvicina alla linea di meta. Stai! Cerca un varco per andare a marcare. Ok, stai nero! Lidana stringe la difesa, stringe le maglie. Stai su! Lascialo! Guarda! Siamo ormai, credo, a pochi centimetri dalla linea di meta. Ok, usala. Scusa. Può usarla. Nero! Fermo lì. Gioca vantaggio. C'è già il vantaggio. Per la Lazio. Cozzi apre. Long pass per Herrera che schiaccia in meta, e quindi Leopoldo Herrera al suo esordio, 2 mete per lui e poi trasformazione. Anche Di Drom ha fatto la trasformazione, sì. Senza il tiro. Anche in precedenza. Sì, e quando ti avvicini così a 5 metri è molto difficile fermare un attacco, addirittura con uno in meno si fa molto complicato, difficile. Speaker Monica Boni ha appena annunciato, ha confermato la scelta del man of the match come Gian Pietro Ribaldi. Ok, non c'è vantaggio, è avanti. Quello che parlavamo prima, insisto con questa cosa, no? Dell'importanza del calcio inizio.
Guardate come da una situazione di una meta della Lazio, il Viadana con un calcio inizio recupera la palla e ancora si mette in 22 metri di loro a attaccare con una piattaforma di attacco. Ha ribaltato praticamente completamente il fronte senza la fatica di andare esattamente, di un solo calcio prendono una piattaforma di attacco a 20 metri della linea di meta. Adesso però devono fare un bel lavoro per arrivare in meta, no? Quello non conta. Si infittiscono le maglie bianco-celesti. Via! Ecco, questa mischia, la spinta. Radko Jelic cerca di estrarre l'ovale, infatti così è. Si va con i tre quarti. Buon ingresso a Sevaggio. Questo è step di Francesco Modena, caratteristico di lui, che è un... ce ne sono diversi giocatori che hanno quello un bel step. Sì, infatti sì, si è isolato Locatelli in questi momenti, magari le squadre lavorano un po' più insieme, quindi prova a risalire campo la Lazio. 10 metri. Aveva chiesto 10 metri l'arbitro Boaraso, 10 metri non rispettati. Come ti dicevo, in questa zona quando ti avvicini a così alla linea di meta, come ha fatto la Lazio appena un tempo fa, quando ti raggruppi è molto difficile. In questo caso Locatelli magari è andato un po' isolato e ha perso palla, per l'ottimo lavoro anche del pescatore della Lazio, no? Ok, un minuto da ora, un minuto. Vediamo ancora una piattaforma di touche a metà campo, sempre interessante vedere che fanno le squadre in questa zona del campo. Ecco, rubata di qua. Rubata da Carlo Schinchirimini. Chianoa per lei prova ad uscire. Passaggio lungo per Zarizze che va a contatto. Jelic cerca di estrarre, ma c'è il fallo ravvisato. Tenuto l'arbitro. Tempo è finito, quindi poi no, in touche, ma il tempo è finito. Andrà in touche. Sì, forse Viadana ha fatto l'errore di provare a giocare già con il tempo finito, avendo acquistato quasi la vittoria, mettere in rischio adesso il punteggio, non il rischio del risultato, però sì, di avvicinamento della Lazio. Ma è un po' rischioso, però vabbè, la Lazio come ti ho detto ha lavorato molto bene sulla difesa. Tempo è finito, ha detto l'arbitro. Fermi qua Lazio, fermi. Ferma la Lazio. E quindi sarà l'ultimo respiro di questo match. Direttore che chiede alle terze di rimanere legati. Ok, sempre stesso mo, non cambiare, 8. E qua giocare, qua. Stai. Adesso inizia una fase difensiva in più per il Viadana, vediamo com'è. Upperley entra. Ok, lascia. Insieme a Mignucci. Usa. Si combatte sui centimetri. E la Lazio si sta giocando il punto difensivo. Si fa una meta contro formazione. Eh sì. Usala. Viadana non vorrà certo concederlo. Lascia otto. Quindi abbiamo una finale di gara. Esatto. Con adrenalinico. Esattamente. Dietro Viadana. Combattuto sui centimetri. Ok, lascialo il rack. Stai dietro. E sulla disciplina. Via Viadana. Ricordiamo Viadana è anche un in meno. Per sì. Il cartellino rosso combinato da Bautista Stabile. No, sei a terra, 8, sei a terra. Ancora i capitolini che cercano giusto per ricordare. E quando si perde per meno di 7 punti prendi un punto difensivo che
Insomma, la classifica ti fa un fa bene la esatto, esattamente. Quindi giusto che la Lazio sia provando fino alla fine di prendere questo punto difensivo. Giordana, che ovviamente non è dello stesso parere, però c'è questa buona ripartenza del tallonatore e c'è la meta. Unico movimento. Unico movimento per Daniel Donato. E quindi la meta viene convalidata. Andiamo Lazio. Complimenti alla Lazio, veramente ha giocato una partita fino alla fine, non ha mollato, sì, non ha mollato nulla. E complimenti anche per la vittoria del Viadana. Sicuramente no, con un po' di sapore amaro sul per il finale. Per il finale, sì, esattamente. Che però non... subire tre mete di seguito in meno di 10 minuti sempre fa un po' il rumore dentro le spogliatoie, però vabbè. Capita perché anche la Lazio ha avuto il suo... Capita perché la Lazio non ha mai mollato. Infatti quello che dicevo prima. E quindi... Infatti quello che dicevo prima. Ha sicuramente meritato questo epilogo di partita. Partita che non è mai stata in discussione in termini di vittoria, perché comunque Viadana ha incanalato subito il match. Sì, con un primo tempo però un po' che ha fatto fatica il Viadana a prendere esattamente a 30 minuti era lì la partita, era tre punti. Soprattutto perché aveva la mischia, era chiaramente a favore della Lazio, soprattutto nei minuti iniziali, e quindi sì. In quella fase di conquista hai più possibilità di ovale e sì. Punizione. Però vediamo quello che parlavamo sempre prima della partita, che è la Lazio è una squadra che sulla carta e sulla classifica è un po' bugiarda, perché le fa partite così a tutte le squadre. È una che nonostante ha poche vittorie, anzi non ha vinto ancora nel campionato, però nonostante questo è una squadra che non molla mai e lotta fino alla fine per trovare questo risultato lì. Non è mancato qui allo stadio Zaffanella lo spettacolo, lo vedete sullo schermo, 46-38 il finale di questa gara, di questo ritorno del rugby allo stadio Zaffanella. Intanto si procede con la premiazione del Man of the Match, che è stato scelto Gian Pietro Ribaldi, autore, come dicevamo, di tre mete, ma oltre a quelle... Stai qua, stai! Ok, fuori dai 15. Qua vediamo la meta del Viadana, che... Bel meta con la tipica formula di la Tush, esattamente, con Ribaldi che fa la tipica meta, la tipica formula di Tushy Moll, che finisce in meta. 39. Ovviamente che sempre dobbiamo guardare la fonte del gioco. Qua la Lazio che ha provato a giocare con un offload un po' prendendo il rischio e finisce con la interception. Esatto, è più stabile. Sì. Che vola in meta mettendo a prova la sua caratteristica, la sua velocità come terza linea, e il pubblico che gradisce l'azione del nuovo tre quarti ala. Sì, quando si prende il rischio in attacco come la Lazio a fare queste offload, si arrischia pure a fare questo di perdere il pallone che finisca in meta. Bautista Stabile che avrebbe potuto festeggiare questa partita, sì, forse un po' più allegramente, esatto, sì, macchiata se vogliamo di rosso. La seconda meta è Ribaldi, che come ti dicevo nella partita, quando entra in questa zona è molto difficile fermarlo per la sua potenza fisica. Sì, un'arma veramente importante per la formazione mantovana. Avere giocatori come Ribaldi, come Antonio Denti, che quando sono a quel punto possono mettere, o come lo stesso Kaila, sotto la pure, Zottola, che abbiamo visto, che abbiamo poi visto una bella partita di lui. Sì.
E qua Biadana abbiamo visto che ha avuto un po' di fortuna nel senso del lancio, perché il lancio non era per Antonio Denti che l'ha preso, ha preso una pala un po' sporca, però ha finito in meta Rivaldi, cosa che forse ha anche un po' disassato l'organizzazione difensiva della Lazio. Sì, che non ha capito che è successo. Sì, infatti. Qua è Biadana che prova sempre con i suoi uomini di potenza. Intanto che scorrono gli highlights della partita con questa bella meta. Ok, va bene. Destabile. Di stabile, quindi doppietta per lui. Sì, sì, per cui ti dico. Con Sebastian che gli ha fatto l'assist. E questo alla Lazio. La Lazio ha queste opportunità e la sa approfittare sempre. Ho visto tante partite delle Lazio e quando succede, capita di un secondo per fare una meta, ce la fa o prova a farla. Quindi guardate ancora questo, insomma, alla qualità individuale di Herrera che l'ha messo a prova, ha fatto due mete, come ti dico, in 5 minuti, ha fatto fare una meta e ha fatto un'altra. Quindi è molto, dato un contributo importante alla sua squadra, sì, anche facendo la formula sua di up and under, di pressione sul calcio, quindi abbiamo visto anche un bel esordio di lui. E mentre scorrono le immagini nel campo, stanno sistemando i backdrop per ci sono intanto i due schieramenti. Qua abbiamo visto la bellissima meta di Sottola che è entrato con una velocità e una forza fisica proprio di un buon giocatore. Sì, come lo schieramento della Lazio e di Viadana, sicuramente, come ti dicevo, per Viadana un sapore amaro per il finale, e per la Lazio è ancora tanto da lavorare, però sempre con la testa alta di che stanno facendo un bel lavoro questa stagione. Sì, una classifica assolutamente bugiarda, ma per quello che si è visto in campo probabilmente la classifica è bugiarda per entrambe le formazioni. Sì, anche sì, se sì, forse sì. Viadana deve cominciare a non avere cali di concentrazione che poi portano a momenti di nebbia. Sì, esattamente. Sì, esattamente. Sicuramente l'allenatore German Fernandez non sarà contento per questa cosa di prendere tre mete in 10 minuti alla fine della partita, invece per il lato della Lazio sarà contento. Se vuole, per il fatto, sì. Purtroppo la trasformazione non è entrata, quindi non ha preso il punto di bonus. Però vabbè. E nel frattempo abbiamo visto sul campo, mentre scorrevano le immagini, la premiazione del Man of the Match con il capitano del Viadana, Juan Parenfield, che ha dato il boccale a Gian Pietro Ribaldi, tallonatore giallo-nero, che adesso si presta anche alle foto. Sì. A bordo campo. Vabbè Alessandro, io devo andare al spogliatoio per sentire, per stare con il gruppo. Ti ringrazio tantissimo. Grazie per questa nuova opportunità. Grazie a te. Grazie Alessandro. Alla prossima. Ciao, no, ciao. La prossima ti vogliamo in campo. Ciao a tutti. Ciao Lautaro. Casado Sandri, grazie per il prezioso contributo.